Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi è una giornata un po' particolare. Siamo in Lombardia, fa un caldo boia, perché in questo momento ci saranno tranquillamente quei 14-15 gradi, quindi per essere dicembre è proprio un bel caldino. La sfiga ha voluto che oggi sono andato a fare la spesa, ho comprato un sacchetto di avete presente quei risotti pronti al tartufo? Io lo adoro. L'ho trovato in offerta a 99 centesimi, ne ho prese due. Mi metto lì, vado per attivare la cosa più importante del mio camper, voi sapete bene che è la cucina, e ahimè, dopo qualche sfiammatina, il gas ha fatto giù. Non potete immaginare quanto mi sono girate le orecchie, no? Niente, devo cambiare la bombola, fortunatamente qui a 2 chilometri c'è un bombolaro che le vende. Comunque, vabbè, pazienza, non succede niente. Meno male che avevo un po' di pane in cassetta e insalatina, prosciuttino cotto, gnam gnam gnam, ho buttato giù, sono rimasto leggero, cosa che per me va bene perché mangio sempre come un forsennato. Sembra che quest'anno il dio dei full timer, una cazzata, ma niente, concedetemela, ci stia graziando, perché durante la giornata non si accende la truma, c'è il sole che scalda il campo. Un dicembre così bello era un pezzo che non me lo ricordavo. L'anno scorso, di questi periodi, ero Migliarino, Albini, a Toscana, non è che mi ricordo, no, forse sono andato dopo ad Albini in Toscana. L'anno scorso siamo arrivati a meno 14 gradi e per la prima volta nella mia vita non era mai successo, si era gelato il tubo dell'acqua, cosa che non voglio assolutamente che accada. Di conseguenza la bombola in inverno ce la devi sempre avere per farti la doccia, per farti da mangiare, per riscaldarti, per fare 10.000 cose per il frigo, che tra virgolette ho anche appena fatto la spesa, di conseguenza io lo tengo al minimo a gas, però anche se lo tieni a 2 comunque il gas è necessario. Questo era semplicemente per dirvi che quando si vive in camper non devono mai mancare la bombola, soprattutto in inverno, e del cibo che non vada cucinato, nel senso dovete avere sempre qualcosina, non dico vabbè che devi avere io non ho mai pranzato con i biscotti, il latte non lo bevo perché mi disturba l'intestino, e dovete sempre avere qualcosa di sgranocchiabile, tra virgolette, no? Questa l'ho già smontata, l'ho già sganciata. Lo so, la bombola dentro, non ci posso fare niente, non gliela faccio la modifica al nonno, dovrei tagliare quella parete là in fondo, non ce l'ho mica voglia, cioè, poi che cosa dovrei creare? Dovrei creare chissà che cosa. Purtroppo, come vedete, questa dov'è? È vuota e di conseguenza non ci posso fare proprio niente, devo proprio cambiarla. Quando la bombola è vuota in estate vabbè, ma in inverno diventa un problema. Ecco la gatta che deve verificare tutto quello che c'è all'interno di ogni cosa. E vabbè, Mici, dai Mici, vieni fuori da lì, Mici, su da brava, Mici, Mimi, ada che mao, anche mamao. Vabbè, un piccolo aggiornamento di quello che non deve mai mancare sopra un camper, soprattutto in inverno. Buona giornata ragazzi, al prossimo video, ciao.